Presidente Locanto, il Palermo dopo 7 giornate cade alle 2 anni, come era successo all'andata, ma voi avete fatto un recupero strepitoso nel frattempo in classifica. Sì, intanto non è che siamo caduti, abbiamo perso con una ottima squadra che ha meritato sicuramente non solo questa vittoria, ma soprattutto il posto che occupa in classifica, perché la si vede completa in tutti i reparti. Ha un bel gioco fluido, veloce, intelligente, d'altra parte conosciamo bene anche il vostro palleggiatore che ha giocato per noi tanti anni fa, qui ci conosciamo tutti quanti. Quindi secondo me la vostra vittoria è super meritata. Mi avrebbe fatto piacere vedere più agonismo, più partita per divertirci tutti, al di là del risultato che non cambiava assolutamente nulla. Quindi complimenti. Cosa è mancato per la sua squadra? Noi abbiamo avuto un problemino in settimana, 2 giocatori che credevamo che avessero addirittura il Covid, invece era una normale influenza con febbre a 39, soprattutto il nostro capitano Blanco, che per noi è un punto di riferimento importante. Però al di là di questo, che non c'entra assolutamente nulla, voi avete dimostrato effettivamente in questo momento di essere la squadra più forte in assoluto di questo girone, quindi complimenti. È soddisfatto del cammino della sua squadra? Sì, perché noi avevamo un solo obiettivo, ci siamo posti quest'anno, no? A differenza dell'anno scorso, l'obiettivo era lanciare alcuni giovani, li stiamo lanciando. Abbiamo avuto un problemino iniziale che avevamo puntato su un giovane palleggiatore che poi non ha risposto alle nostre aspettative, e la regia è una cosa molto delicata nel nostro gioco come in tutti i giochi, per cui abbiamo perso un po' di terreno all'inizio. Poi abbiamo trovato il giusto palleggiatore, i nostri giovani stanno crescendo come vogliamo noi, per cui il nostro obiettivo è quasi raggiunto. Per il futuro cosa si prospetta per la sua squadra? Ma siamo sempre lì. Palermo mi chiede di portare una Serie A, la 3 che io non ho a simpatia, perché non riesco a capire ancora oggi, dopo oltre 60 anni di pallavolo, che vuol dire questa 3? Per me è un campionato assolutamente inutile dal punto di vista tecnico e con costi però molto esosi, attenzione. Però esiste, quindi se si vuol fare un passaggio verso l'alto bisogna per forza passare da una 3. Ci proveremo a incominciare anche dal prossimo anno, avendo inserito questi giovani e forse ritoccando un pochino la squadra. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie soprattutto a voi per il prosieguo, eh? Tanti auguri, in bocca al lupo.